Non voglio quella roba davanti agli occhi per 2 settimane. Per me puoi tenerli chiusi anche per 1 mese. Guarda dalla tua parte, io guardo dalla mia. Io guardo dove mi pare, non voglio quel poster davanti agli occhi per 2 settimane. Allora mettiti i raggi X, Superman, e attraversalo con lo sguardo, perché io non lo stacco. Botte, ragazzi! Dove? Nella stanza di Gomo! Vi credete dei duri, eh? Sembrate delle femminucce delle elementari che si fanno i dispetti. Tu hai tanta rabbia, bravo, ti servirà, ragazzo. E tua aggressività, ancora meglio, servirà anche a te. Ma anche un bambino di 3 anni può dare in escandescenze. Il football consiste nel saper dominare la rabbia. Nel mettere l'aggressività al servizio della squadra per raggiungere la perfezione. Certi allenatori eliminano un giocatore se pensano che non dia il meglio o che nuoccia alla squadra. Questa è la squadra di un liceo e io non eliminerò mai e poi mai un allievo che aspira a giocare per me. Ma quando avete indosso questa divisa, la divisa dei Titans, dovete lavorare sodo. Dobbiamo essere perfetti a tutti i livelli del gioco. Chi manca un passaggio, 1 miglio di corsa. Chi manca un bloccaggio, 1 miglio di corsa. Provate a perdere la palla e io vi prenderò a calci in quel posto, nero o bianco che sia, fino a rompermi il piede. E poi 1 miglio di corsa. Perfezione! E adesso al lavoro. Oh, fammi andare, Sam, che mi... Doc, venite, presto! Che c'è? Mio marito si vuole battere con l'orso! Con l'orso? Dove? Al recinto dei muli! Venite, fate presto! Quelli fra un po' si ammazzano! Arrivo! Ti manderò al creatore, gran pezzo di merda puzzolente! Queste sono le ultime parole che usciranno dalla tua bocca, piccolo bastardo! Fermi! Fermi! Che succede? Fermi! 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 No, non metterti in mezzo stavolta, eh! E ormai mi ci sono messo, e ormai sono qui. Togliti di mezzo, togliti, cazzo! È possibile che non si può mai fare un duello in 7 fasi in questo paese che arrivi sempre a rovinare tutto? Orso, mi dici perché vi volete ammazzare? Perché lo smilzo m'ha offeso. Dice che puzzo come un somaro. Ha ragione, ti lavi poco, lo dice anche la tua moglie. Poi scusate, ma non hai comprato un terreno? Ci vorrai costruire una bella casa, no? E allora, vuoi morire prima di vedere la tua casa bella costruita? Eh? Quanto ci vorrà costruirlo? 1 anno, 2 anni? Allora fai così, te prima costruisci la casa e poi fate questo duello. Tra 2 anni vi ritrovate e vi ammazzate, no? Vattene, Doc, non hai momento di scherzare questo. Smilzo, quanti mesi c'hai tu, figliolo? 9 mesi? Ma che c'entra? Come 9 mesi? Ma non è nato a marzo? No, è nato a maggio. Falla finita, Doc! A maggio? Ma sei sicuro? Ma guarda che è nato a marzo, a maggio te hai comprato la mula, ti stai confondendo, Smilzo. Ti ricordi quella mula che mi hai anche chiamato e mi ha detto guarda che questa mula è veramente deficiente, abbaia agli scoiattoli, e io te lo dissi, lo sai perché? Perché l'hai pagata poco. E voi che fai? Volevate vedere la sparatoria, forza a casa, c'è niente da vedere. Ti ricordi che mi chiamassi? Mio padre era convinto che la rabbia che ti porta a sparare non dura più di 1 minuto, 1 minuto e mezzo. E il suo sistema era infallibile per raffreddare gli animi. Parlava, parlava.